Le persone mi chiedono, ma tu per scrivere queste cose hai fatto delle ricerche, sei andato? No, cioè la cosa incredibile è che questa roba la può sapere chiunque, la può leggere chiunque, basta comprare un librettino in libreria sulla Birmania o andare su, o digitare Birmania e andare su Wikipedia e vedere i siti allegati, cioè questa è la cosa incredibile, che l'informazione eppure oggi dei telegiornali ci racconta che cosa, per farti un esempio, no? Sulla Birmania, se tu vedi i servizi televisivi, ti dicono, si chiama Mulla, è un monaco, e ti fanno vedere il primo piano sul monaco birmano, con la lacrima, che dice che gli hanno incendiato il monastero, tu finisci il servizio e hai contatto con un caso di un monaco in Birmania, ma non sai niente di perché stanno bruciando i monasteri, chi sono i monaci in Birmania, chi è che li sta in qualche modo perseguitando. Appena ti vai a informare ti rendi conto che lì c'è una dittatura da 45 anni, non da due giorni, che questa gente ha fatto fuori 3.000 persone in 6 minuti nel 1988 e nessuno ha mosso un dito, che hanno aumentato le tasse del 535% in 10 giorni, e tutta questa... E ultima, ma prima per il valore, perché qualcuno mi ha detto, ma quella cosa lì non è vera, l'ha inventata. No, invece è vera, vi invito a confrontarla, a verificarla. La gente fa la fame. Ma siccome il primo ministro c'ha il consulente astrologo che gli ha detto che il suo numero fortunato è l'11 e che lui doveva cambiare città, hanno speso 9 miliardi di dollari per costruire una nuova città in 11 mesi. E la gente muore di fame. Allora, la cosa incredibile è che, ti ripeto, tutte queste cose sono di pubblico dominio, ma la massa non le sa. Perché il telegiornale e gli altri mezzi di informazione privilegiano il singolo caso con l'intento di trasformare l'informazione in un surrogato della fiction. Quindi ti faccio vedere il caso del monaco e ci costruisco sopra un melodramma. È un po' la dramatization, diciamo, esatto. degli show americani. Esatto, proprio precisa. Quella. E quindi mi è sembrato interessante, se non altro buttare, perché è chiaro che il livello di qua c'è un sacco di gente oggi, no? Ma il livello di contatti che può raggiungere una cosa come quella che abbiamo fatto noi oggi è infinitesimamente più piccola rispetto a quella che raggiunge un servizio del TG1. Ma il punto è un altro, il punto è che io cerco nel mio piccolo di dare un contributo affinché chi oggi ha visto poi parli e a macchia d'olio la cosa si diffonda, ecco, è solo questo in qualche modo. Quindi la Z zitti in finale non è riferita certo ai media, che dovrebbero in realtà parlare con più cognizione, dando uno spaccato più ampio del problema. No, lì in realtà è dovuto anche a un altro fatto, è dovuto al fatto che, poi è un parere personale, però... la cosa mi sembra impressionante è che ogni tanto, no, tu accendi la televisione e come improvvisi geyser, no, viene fuori all'improvviso dal nulla la Birmania oppure la Cecenia. Quando qua siamo alla Fortezza d'Abbasso, qua davanti c'è la piazza bambini e bambine di Beslan. Allora, ma onestamente noi pensiamo che su tutta questa gente che c'è qua, secondo voi, se noi chiediamo, facciamo un sondaggio e chiediamo se le persone sanno dov'è geograficamente l'Ossetia, cioè, eppure hanno fatto milioni di servizi su Beslan, ma non si sa che, per esempio, la Cecenia, che oggi, la Cecenia deve essere un posto dove si fanno fuori, sì, ma non sappiamo che in Cecenia si fanno fuori ininterrottamente dal 1700 ad oggi. E quindi è l'informazione che andrebbe, e noi cerchiamo di dare un contributo, ecco, in qualche modo, perché si sappia qualcosa di più. Pensi che porterà in giro questa PIS? Ma più che una PIS, certo, è una provocazione. Tue interpreti oggi erano di supremo livello, dire. Insomma, Ottavia Piccolo e Luisa Cattaneo, quindi due attrici che, per quanto Ottavia è un grande nome del teatro italiano, Luisa lo sta diventando, perché in qualche modo è presente in tanti spettacoli importanti. Ecco, mi sembra che oggi il risultato sia stato molto, per me, molto entusiasmante. Circa il futuro vedremo, perché chi lo sa. Magari possiamo lanciare un invito alla gente a non accontentarsi mai, a essere sempre curiosi. Giusto.